degli aerei e dei treni, il viaggiatore che decideva di giungere a Taranto e Brindisi per arrivare in Grecia o in Oriente doveva percorrere delle strade, alcune delle quali sono state migliorate solo di recente. La drammatica situazione della viabilità, di cui spesso noi oggi lamentiamo, era quindi maggiormente esasperata nell'antichità, quando spesso accadeva che queste strade si allagavano, si affossavano e sparivano del tutto a causa della vegetazione che infestava terra e orizzonte. Medesima cosa accade oggi nelle nostre città, ma proprio per questo motivo non possiamo neanche minimamente pensare come le strade fossero importanti per l'epoca antica, essendo queste l'unico mezzo per raggiungere una qualsiasi destinazione. Uno dei motivi della storica marginalità sofferta della regione pugliese nei confronti di quelle aree del regno dove si giocava la partita politica, economica e sociale derivava sicuramente dalla precarietà delle sue infrastrutture stradali. Fatta eccezione delle strade regie, sino all'epoca moderna non esisteva a livello locale un organismo tecnico preposto alla manutenzione della viabilità. Per tal motivo chi viaggiava aveva da fronteggiare, a volte anche drammaticamente, il ciclico ripetersi di guasti cagionati da eventi calamitosi, cioè la normale senescenza dei manufatti con l'intero sistema delle comunicazioni via terra al collasso. Non è un caso infatti che uno dei luoghi comuni più ricorrenti della letteratura del Grand Tour sia costituita pertanto proprio dalle lamentele sul cattivo stato in cui versavano le strade, circostanza che obbligava i viaggiatori a infiniti e indicibili disagi. Medesima situazione fu riscontrata certamente in epoca antica, quando la Puglia, disseminata da agglomerati e centri urbani di remotissima origine, divenne luogo strategico per gli imbarchi verso l'Oriente.